Ero una persona, se dire distrutta è poco, ero una persona che ho attraversato il deserto con tutte le sofferenze e tutte le cose che mi sono capitate. E di preciso, la notte del 2000, del 1991, notte di Natale, mi sono sentito male, pensavo fosse un raffreddore, invece durò. Questa malattia durò 3 anni che diventò una patologia. Patologia che i medici non seppero di che cosa si trattasse, nessuno. E quindi aspettavo, almeno gli altri aspettavano che io morissi, perché io non pensavo a niente. Mi ricoverarono alle 10 di sera perché ansimavo, non avevo più il respiro. E andai al pronto soccorso. Qui il medico mi diede un'occhiata e mi mise in stanteria. Così, le uniche cose che ricordo di un bicchiere di latte che ho bevuto intorno alla mezzanotte, poi non ricordo più nulla. Sono entrato in coma. Mi dicono, mi raccontano che verso le 6 di mattina io non davo più segni di vita, di lì a poco passò un medico intorno, dicevo, alle 6, un medico, un cardiologo, si accorse del mio stato, ordinò subito che mi portassero in sala operatoria e avevo minuti di vita. Mentre ero in sala operatoria, un medico amico di famiglia dei miei uscì fuori dicendo che non c'era altro da fare, che si preparassero, che me ne stavo per andare. Rientrò di nuovo in sala operatoria e uscì fuori gridando che avevo aperto gli occhi ed ero vivo. Ecco, questo è l'intervento divino, poi ci sono convinto. Successivamente camminai trascinandomi, nonostante la mia guarigione, perché non trovavo pace, ero infelice, avevo perduto il lavoro, avevo perduto molte cose della mia vita, avevo perduto l'interesse, mi sentivo essere finito. Una mia amica d'infanzia mi invitò ad un concerto che si tenne in un locale qui di Palermo. In quel concerto incontrai Gesù e la mia vita cambiò. E come se cambiò? Quello straccio che ero, dentro di me è successo qualcosa che non so spiegare. Ho provato un'intensa felicità, come se una luce fosse entrata in me. Ecco, ne sono uscito allegro, gioioso, quel vecchio Pino amato, distrutto, non c'era più. Da lì a poco questa amica, quindi sorella, mi portò in chiesa e ho sentito la prima predicazione. Beh, ero confuso, ero frastornato, ma dentro di me c'era qualcosa che mi diceva ascolta. Nonostante ci fossero molte persone in chiesa, allora credo che fossero 500 persone, mi sentivo solo, come se io stessi ascoltando, non c'era nessuno, ero io solo. Ad un certo punto avvertii una grande luce dentro di me, qualcosa che parlava dentro di me. Bene, da quel giorno la mia vita cominciò a cambiare e la mia vita mano a mano cresceva. E maturava nello spirito, in meglio, allontanandomi da tutte quelle sofferenze che avevo, dimenticando tutte quelle cose che mi erano capitate. Anzi, ora le racconto come dall'esterno, cioè come se io sono estraneo a tutte quelle cose che mi erano capitate. È la mia vecchia vita, non mi interessa più. Oggi vivo nella pace, nella serenità, servendo il Signore. Faccio dei miei servizi in chiesa. E Dio mi ha riservato il meglio, mi sta dando il meglio. Ecco, io ora ho 75 anni, ma non me li sento addosso, perché Dio mi ha dato la gioventù. Chi serve Dio ringiovanisce. Chi serve Dio, Dio lo ripaga 100 volte tanto. Ora io mi rivolgo a tutti gli anziani, soprattutto, mi rivolgo a tutti, ma soprattutto agli anziani.
quelli che hanno la mia età o più grande di me, leggete la Bibbia, accostatevi a Cristo. Solo in Lui si apre la via della speranza. Solo Lui può dare la vita. Cristo non ha la vita, perché Egli è la vita. E chi si accosta a Lui riceve la vita, perché al contatto di Cristo spariscono le malattie, le preoccupazioni e ci sono ricchezze immense. Non sono i soldi che ci fanno felice. Io oggi non ho soldi, vivo con una modesta pensione, ma sono ricco e sono felice.